di ritorno e vediamo insomma i primi set pronti a partire. Arriva il fischio dunque dei due arbitri, giù il galleggiante, primo faccia a faccia e pallone conquistato con un certo vantaggio dalla formazione biancoceleste che può dunque guidare il primo attacco con Vitale. Pressing subito di Salerno su Pascovic che torna da Vitale. Alza il destro, 7 secondi per concludere, va da Ferrante, palla al centro, si lotta al centro, tutto regolare secondo gli arbitri, ha provato Marini a contendere il pallone all'avversario, rallentato dall'opposizione del difensore. Sì, movimento per attaccare la zona con una mezza entrata di uno, il mancino che scivola, non è venuto male il movimento, diciamo che abbiamo ceduto un po' di gambe sulla palla al centro. La reazione di Salerno, 15 punti in classifica, molti di più della Lazio che ferma uno. Lezzi, il tiro, la conclusione, va bene alla Lazio che schiera Serra fra i pali. Novità in questa stagione, anche perché sappiamo che Rossa è rimasto a lungo fermo in questo periodo. Sì, esordio per Marco Fabio dal primo minuto. Adesso è stato fortunato, contropiede, mancino. Se Ferrante, la conclusione, la palla non entra secondo Ercoli che è lì in linea, qualche dubbio, occasionissima per la Lazio. Sì, grande occasione, diciamo, Ferrante poteva fare magari un pochino meglio, una finta in più, ma mi sembra che la Lazio abbia approcciato nella maniera più opportuna. Santini dunque a dire di no a Ferrante, ancora Salerno che replica, secondo attacco, palla al centro, contrastato irregolarmente il pallone. E allora ancora Elez. La conclusione ancora. Primo intervento per Marco Fabio, secondo me molto importante per lui alla sua prima partita da titolare dopo anni di, insomma, quantomeno di palcoscenici meno importanti. Quindi ottimo l'ingresso da parte di Marco Fabio. E servirà senz'altro. Intanto serve anche maggior precisione sotto porta con Ferrante che attacca, alza al sinistro, il tiro di Ferrante, ancora Santini a dire di no. Conclusione abbastanza centrale, non particolarmente pericolosa allo scadere di 30. Sì, anche qua insomma si poteva fare un pochino meglio, il tiro è stato un tiro troppo lento, troppo morbido, troppo prevedibile. La reazione ancora di Salerno, si lotta al centro, espulsione. Fischiata a Checchini, primo uomo in più dell'incontro. Luongo riceve e serve Cuccovillo. Elez, Luongo ancora, serie di finte. Sempre il numero 2 a giostrare la conclusione, la rete. Il vantaggio Salerno con Michele Luongo 1-0. Cosa doveva fare per contrastare meglio questa azione della Lazio? Beh, probabilmente si poteva attaccare con un po' più di decisione dopo tre finte Luongo, insomma, la possibilità c'era, Davide si era messo in mezzo e Vitale, quindi avrebbe dovuto completare il movimento, attaccare e non lasciare un tiro così semplice con tre finte. Si sblocca il punteggio dunque 1-0 per Salerno. Dopo circa 3 minuti di gioco nel primo quarto, Lazio che attacca con Ferrante, pallone leggermente lungo, lo tiene il numero 2. Pascovic lontano dalla porta avversaria, alza comunque il destro, finta per Vitale. Va Vitale, la conclusione fuori misura, credo fischiato anche un 2 metri. Nulla di fatto qui, imprecisa la Lazio. Sì, più che una conclusione era un passaggio, non era sbagliata l'idea, l'esecuzione poteva essere migliore da parte di Alessandro Vitale. E attenzione ancora al Salerno che può replicare. Espulsione fischiata, gioca veloce Salerno. Che miracolo di Serra! Con l'uomo in meno trova un uomo in più la Lazio, il portiere che a tu per tu con l'avversario riesce a intercettare la palla. Ancora però superiorità numerica per le calottine scure.
che ancora con Luongo. Elez, cambio fronte, conclusione, la rete ancora del numero 5 Luic, il croato di Salerno porta gli ospiti sul 2-0. Era stato bravissimo Serra a intercettare il pallone in precedenza, poi Salerno è riuscito a portarsi ancora in gol. Sì, anche qua insomma la parata di Serra è stata molto bella, c'è stato l'errore anche qui secondo me di lasciare la posizione 4 con troppe finte e quindi questo ha concesso poi un tiro troppo facile allo straniero di Salerno. Lazio che non trova ancora sbocchi offensivi pericolosi, non c'è espulsione, tenuto giù Leporale, tutto regolare secondo gli arbitri. Vitale per Augusti, prende il fondo, cambia fronte, questa volta il gol c'è, la mette dentro Leporale su un'azione bellissima costruita dalla Lazio. Vitale, Augusti, Leporale 2-1. Sì, bellissimo l'attacco da parte della Lazio, schiaccia la prima linea e riesce con un bellissimo passaggio da parte di Augusti a trovare Vitale sul secondo palo. E ottima l'attacco da parte della Lazio sulla M di Salerno. Dunque, primo gol biancoceleste. 2-1 il punteggio per gli ospiti, 3:46 da giocare nel primo tempo di gioco. E va via veloce. Partita divertente fin qui. Sicuramente più bravo il Salerno a sfruttare le occasioni che si è conquistata, già tra l'altro due superiorità numeriche. In questa volta però fallo in attacco, lavora troppo forte, pica al centro ed espulsione anche, quindi primo uomo in più per la Lazio. Sì, buono il lavoro da parte di Gambin, riesce a riprendere la parte interna, portare la ripartire e prende un'espulsione, quindi una superiorità numerica molto importante per la Lazio. Chiesta palla agli arbitri, non è uscito il numero 12, ha continuato a giocare e hanno fermato il gioco. In questi casi cosa succede? Si riprende con l'uomo in più, c'è solamente il cambio di giocatore, quindi doveva uscire il 12, è uscito l'11, quindi sarà semplicemente uomo in più per la Lazio. Hanno invertito il giocatore, perfetto, perché anche l'arbitro inizialmente aveva segnato l'11. Dunque, primo uomo in più per la Lazio, Vitale per Paskovic, la conclusione, il 2-2, ci pensa Paskovic con la sua esperienza a riportare in parità l'incontro. 3 minuti da giocare, 2-2 il punteggio, una scossa della Lazio in un minuto e mezzo. Sì, 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 molto buono il giro sul più, ma soprattutto aver messo dentro il primo uomo in più, quindi questo è importante, dà sicuramente fiducia, quindi ottimo il giro e soprattutto ottima la conclusione da parte di Paskovic. Serve in questi momenti la capacità di Paskovic di capitalizzare e anche di dare tranquillità alla squadra, giocatore che tocca più palloni secondo le statistiche, prova un pressing a Lazio, ruba anche pallone incredibilmente con un ottimo Alessandro Vitale che scatta tutta birra, si ferma Caponero, forse poteva andare anche lui, ha avuto qualche timore, non ha capito forse il posizionamento della squadra. Serve adesso Vitale, pallone sbagliato da Vitale, stoppato, intercettato da Salerno e adesso possibilità di controfuga sull'altro fronte, è un 4-3, prova a rallentare Vitale, ancora bravissimo, prende però espulsione. Dunque Lazio che non è più scoperta ma con un uomo in meno. Farilli allora allunga la sfera per Luongo, arriva al semicerchio schierato Cuccovillo, finta al tiro, finta un passaggio, palla a mano Parilli ancora, la conclusione, che parata di Serra, si carica il numero 13, il portiere biancoceleste fin qui impeccabile. Bravo, bravissimo Serra nel chiudere basso il primo palo, contropiede per la Lazio. E attenzione perché c'è Agusti che può provare ad andare
Trattenuto, la mette dentro uguale Sven Agusti, 3-2 Lazio, il sorpasso, la rimonta, 1:47 da giocare nel primo tempo, 3-2 per i biancocelesti. Sarò un po' di parte, ma secondo me il merito qua è di Marco Fabio di Serra, perché chiude benissimo sul primo palo, una conclusione al volo, e da là riparte altrettanto bene il contropiede da parte di Sven e l'apertura da parte di Pascovic. Quindi molto bene, perché da meno uno siamo andati più uno. Reazione Salerno che non ci sta con Elez, che avanza pericolosamente, palla in mano, va da Spatuzzo, attenzione la conclusione, troppa libertà concessa a Michele Luongo, ancora 3-3, 1:29 da giocare nel primo tempo, troppo spazio, troppa libertà concessa. Sì, un errore abbastanza evidente di scalata sulla prima linea, abbiamo lasciato la prima linea libera e un tiro più che semplice da parte buona, e troppo, troppo facile, quindi bisogna registrare qualcosina sul cambio una volta subito l'entrata da parte di Salerno. Un gol regalato, perché di fatto la Lazio si è trovata con più uomini avanti che dietro, lasciando la linea più pericolosa sguarnita. 3 pari, 1:18 da giocare, 18 secondi sul cronometro breve per la Lazio, palla a Nenni, contrastato, non è facile lavorare sul raddoppio per il numero 12 biancoceleste, che perde il pallone di fatto consentendo a Salerno di attaccare, forse l'ultimo attacco di questo primo quarto per la formazione ospite, sempre con Elez, esce in pressing Agusti, si va allora da Cuccovillo, questa volta è Pascovic a dar fastidio all'avversario. Si lotta ancora, bravissimo Nenni, l'aveva toccato il pallone, fischia fallo l'arbitro, semplice, contrastato, bravissimo Marini, su Esposito, gli leva il pallone con rabbia, con cattiveria, e time out chiesto dalla Lazio, 40 secondi da giocare in questo primo quarto, 3-3 il punteggio. Cosa ha fatto Marini? Ottimo intercetto da parte di Marini, ma in generale buona la difesa da parte della Lazio, perché al di là, ripeto, dell'ultimo intercetto di Marini, riuscire a lasciare in parte sbagliata l'attacco a un secondo dalla fine vuol dire molto banalmente che insomma l'attività di difesa era stata fatta nel migliore dei modi. Buona la ripartenza di Caponego da tre, e superiorità importante. Claudio Sebastianotti si gioca il primo time out subito alla fine del primo tempo, quindi è evidente che per lui è fondamentale mettere dentro questo time out. Sarà Marco Fabio Serra a rimettere il pallone in gioco. La Lazio si schiera 4-2 e ci sono comunque 20 secondi da giocare sull'uomo in più. Siamo adesso, perché mancava poco alla fine del tempo, ma siamo a uomini pari. Ah, uomo in più, scusate, avevo perso l'espulsione. E allora sì, ancora di più il motivo per chiamare time out. Ferrante prende il fondo per Pascovic, a spazio Agusti, il tiro, Agusti deviato, 4-3, fortunata la Lazio, ma la fortuna ha aiutato gli audaci in questo caso, con i biancocelesti che si riportano avanti, 22 secondi da giocare nel primo quarto. Sì, no, per carità, la deviazione è stata determinante, perché ha spiazzato Santini, però va dato atto a Claudio di aver giocato l'uomo in più, di aver giocato il time out nel momento fondamentale. Giocarsi un time out alla fine del primo tempo non è mai semplice. 15 secondi da giocare, 10 allo scadere del tempo, fallo in attacco, palla ancora alla Lazio. Sai che forse in precedenza non so nemmeno se il tocco sia stato di difensore o di Gambin, perché era proprio lì al limite la palla, avremo modo di vederla. Tiene la palla saggiamente Pascovic, si finisce in vantaggio 4-3 contro Salerno per la Lazio, chi l'avrebbe mai detto, Lorenzo? Sicuramente una Lazio molto molto ordinata, ha sfruttato al meglio le occasioni che ha avuto, mi sembra addirittura 2-2 sull'uomo in più, e ha difeso molto bene a uomini pari, e
non è assolutamente semplice, e ha concesso poco, e quindi da questo punto di vista mi sembra una buona Lazio. E un Salerno un pochino contratto, vedo che fatica soprattutto negli ultimi secondi del possesso a trovare la soluzione migliore, quindi sicuramente una Lazio in questo momento migliore del Salerno. Di nuovo collegati con la piscina dei mosaici dell'impianto del Foro Italico per la 13ª giornata di A1, un recupero, lo ricordiamo. 4-3 il punteggio per la Lazio, Lazio dunque in vantaggio di un gol dopo i primi 8 minuti di gioco. Arriva il fischio, si può riprendere il confronto, giù il galleggiante, duello serrato. Salerno alla meglio, alza la palla Cuccovillo e la regala ai suoi per il primo attacco dei campani. Arari Nantes Salerno, 15 punti classifica, lo ricordiamo. Una sola lunghezza per la Lazio. Tanto la zona calda, si lotta, si gira incredibilmente. Il numero 7, Mislav Tomasic, la sua esperienza tradisce Gambin che non riesce a tenerlo, 4 pari il punteggio. Sì, per carità, non riesce a tenerlo, ma non si può prendere gol così a uomini pari con una palla lunga da 8 metri, insomma bisogna semplicemente fare espulsione, e quindi questo è un altro errore grave, un altro gol regalato. Subito Salerno in apertura di tempo ristabilisce la parità, Paskovic prova a replicare quanto fatto da Salerno con il passaggio al centro che guadagna l'espulsione Matteo Leporale, uomo in più per la formazione biancoceleste, con Checchini che si allarga sul centro destra, alza il destro, va da Ferrante, Paskovic, Augusti, ancora Paskovic, Ferrante, Checchini, Paskovic, Augusti, la conclusione, ancora Augusti, la tripletta, 5-4. Fa esultare la Lazio, allo scadere era rientrato anche il difensore di Salerno, quindi una scelta difficilissima, si è preso la responsabilità il giocatore croato, e 5-4 ancora per la Lazio. Sì, non avevamo girato bene l'uomo in più, quindi sicuramente si è preso una bella responsabilità, ma ha dimostrato già in altre occasioni di avere un bel braccio, quindi 2-3 finte, anche qua ha aiutato una deviazione, ma ha chiuso bene. Sarebbe entrata ugualmente, esatto. Però sicuramente un uomo in più girato un pochino peggio rispetto a quelli prima. Però, insomma, ce lo prendiamo, no? Senza dubbio. Deve essere però meno ingenua la Lazio in fase difensiva. Colpo subito da Leporale. Anche lui con un po' di esperienza lavora bene in una zona calda. Riesce a regalare il possesso alla Lazio. 1:20 nel secondo tempo si è giocato, Lazio in vantaggio di un gol, 5-4 il punteggio, lo ricordiamo, e attacca la Lazio con Checchini mentre Leporale è fuori dalla zona più dove si lotta di più, arriva adesso il centro, palla ancora da Gusti, che ha un po' di spazio, torna da Ferrante per Checchini, perde il pallone clamorosamente Checchini, gli sfugge la sfera quando voleva provare la conclusione. Lazio che paga anche un po' queste disattenzioni, fin qui troppe ne abbiamo viste, nonostante il punteggio sia ancora favorevole ai biancocelesti. Ed espulsione fischiata
a Agusti che era in ritardo sul suo avversario, dunque ha preferito spendere un fallo grave. Uomo in più per Salerno che attacca con Elez. Va da Gluaic, cambia fronte, ha spazio, Serra tiene il pallone, incredibile, Serra e Vitale ancora tengono a galla la Lazio in questa azione. Ha detto bene, tengono a galla la Lazio, è rimasto su di gambe, non è sceso Serra e ha fatto veramente qualcosa di fuori dall'ordinario. Contropiede per noi. Chechini allora per Ferrante, serve la sua verve, fallo semplice sul numero 2 che va da Vitale. Tira Vitale, ribattuta, altri 20 secondi però per la Lazio che tiene palla dopo il tocco del difensore. E allora Ferrante, alza al sinistro, Ferrante sulla traversa, ma c'è due metri perché la tocca Santini secondo gli arbitri. Sì, forse il tiro di Alessandro Vitale un pochino forzato, però diciamo lui queste cose ce l'ha, insomma, ogni tanto vengono bene, ogni tanto vengono un po' meno bene. Però buona circolazione di palla, stiamo subendo un po' troppo forse il pressing e questo ci mette un pochino in difficoltà. Va giù, forte Cuccovillo su Pascovic, la palla arriva a Chechini, Vitale 3 secondi, bisogna andare, butta via il pallone Vitale per non rischiare di prendere una controfuga, un contropiede. 5-4 il punteggio per la Lazio, ancora ricordiamo, Lazio in vantaggio di un gol, 4-45 da giocare nel secondo quarto, fallo semplice. Attacca Salerno con Umberto Esposito, va sulla linea Mancina, Michele Luongo si alza al tiro, non poteva, posizione irregolare, non se n'era accorto il numero 2 di Salerno. Va bene Lazio? Sì, va bene anche perché aveva preso lo spazio, era effettivamente dentro, quindi una chiamata abbastanza semplice da parte degli arbitri. Meno semplice replicare al pressing asfissiante di Salerno per la Lazio che adesso prova ad attaccare con Vitale, distante dalla porta di Santini. Va al centro, Vitale si gira, Leporale, palla sotto secondo Castagnola, aveva fatto una delle sue incredibili giravolte con due uomini sopra. L'hai vista sotto anche tu? Sì, era sotto anche perché secondo me la palla di Vitale era un pochino corta, quindi lui perde le gambe, nel perdere le gambe poi subisce la palla sotto, tra virgolette, quindi errore da parte di Vitale. Cuccovillo a spazio, va al centro, raddoppio di marcatura, questa volta bravo e preciso, puntuale Chechini che riesce a soffiare il pallone a Mislav Tomasic nel raddoppio di marcatura e dunque Serra esce dalla sua porta per dare il via all'azione biancoceleste. 5-4 sempre per la Lazio, 3-25 nel secondo tempo da giocare, fallo semplice su Ferrante che deve tornare da Marini, tocca il pallone, se lo allunga Marini, poi gioca con Chechini, l'ex Civitavecchia, 4 secondi per concludere, va lui con una palomba che scolpisce la traversa, tocca la parte alta. Scelta un po' forzata, comunque fallo contro e di nuovo attacco per noi. Possibilità per Alassio di giocare, controfallo, Ferrante a spazio, si alza Ferrante, va da Leporale, espulsione presa da Lazio, deve accelerare Alassio che ha l'uomo in più adesso, palla per Pascovic, alza il destro Pascovic, Ferrante, il tiro di Vitale, la parata di Santini che compie un miracolo, 2 metri, ma ancora qualche secondo con l'uomo in più credo, c'è però tempo chiesto dagli arbitri, stiamo cercando di capire cosa succede. Ah sì, la calottina credo da recuperare di Matteo Leporale, l'aveva persa in precedenza, dunque ancora qualche secondo con l'uomo in più per la Lazio. Ferrante alza il mancino, Pascovic, palla non precisa, il tiro di Pascovic, Santini la tiene, si è approvato il numero 8, bella conclusione, bella anche la parata del portiere della Rari Nantes Salerno, bisogna ammetterlo, che sta compiendo un ottimo lavoro fin qui.
chiama lo scalo Matteo Leporale perché va a chiudere su Spatuzzo. Fallo semplice, palla al centro, arriva l'espulsione fischiata al numero 6 Marini. Ancora un vantaggio numerico in questa azione per Salerno con Elez lungo Cuccovillo, palla leggermente lunga, la tiene comunque il Mancino, passaggio però impreciso per Vlahovic, palla che resta alla Lazio con un po' di fortuna dopo una serie di batti e ribatti. Fortunata qui la Lazio. Sì, sicuramente fortunata perché sul primo tiro si era fuori gioco, diciamo, e sul secondo non sono riusciti a ribattere, però comunque ha difeso molto bene, molto aggressivo soprattutto su Cuccovillo. Ferrante, palla cercata per Leporale, deviata però da un difensore, 1:30 da giocare, Lazio sempre avanti di un gol, non deve strappare la Lazio anche per evitare di stancarsi troppo. Sicuramente la panchina più corta per la formazione biancoceleste, dunque accelerare, strappare troppo potrebbe rappresentare un problema. Attenzione al taglio al centro, deve coprire bene formazione biancoceleste, chiede il raddoppio, arriva adesso Caponero su Tomasic, 3 secondi, Cuccovillo si alza adesso, scarica, grande, grandissimo gol di Cuccovillo allo scadere, 5 pari. Cosa ha fatto il Mancino ex Visnova a 1 minuto dalla fine, 5 pari. Si arrabbia però tantissimo Sebastianutti con Vitale. Sì, perché sicuramente Cuccovillo fa una cosa bellissima, tiene di gambe, prende porta per poi chiudere sul primo, e qui delle responsabilità da parte di Serra ci sono, però dall'altra parte non si può lasciare tutta questa libertà a un giocatore, insomma, di qualità enormi come Cuccovillo. Quindi secondo me Claudio Sebastianotti si è arrabbiato per il troppo spazio concesso a Cuccovillo, in particolare a 1 secondo dallo scadere dei 30. E allora da ricostruire il vantaggio per la Lazio, 50 secondi alla fine del tempo, si è tornati in parità. Scambia la formazione biancoceleste, va sul fondo con Paskovic che cerca un compagno, Augusti, 2 metri, sfugge il pallone in realtà al croato e poi finisce a Paskovic, una zona in cui non poteva ricevere, era gli ultimi 30 secondi a disposizione in questo secondo quarto di Salerno. Fallo semplice di Paskovic che va a ripiegare, guardate come si lotta in zona calda, troppo spazio però Salerno spara fuori incredibilmente Andrea Fortunato, un'occasione clamorosa per la Rari Nantes che manda sul lato. E allora 7 secondi, Ferrante chiede palla a Vitale, 3 secondi, si avvicina Vitale, la conclusione, Santini para il tiro centrale, 5 pari. Sicuramente tanti errori, sicuramente ingenuità per la formazione biancoceleste, ma c'è anche da dire che è difficile immaginare un punteggio di questo genere dopo 2 tempi contro una formazione sicuramente sulla carta più forte. Sì, assolutamente, la Lazio è ancora a galla e sta facendo tutto secondo me nella maniera più ordinata possibile, e quindi questo già è un valore aggiunto importante che consente alla Lazio di mantenersi in scia del Salerno, anzi anche gli ha consentito in diverse occasioni anche di condurre la partita, e questo è fondamentale anche per acquisire un minimo di consapevolezza, di sicurezza. Nei valori c'è una sostanziale differenza tra le due formazioni, in questi 2 tempi tutta questa differenza però non si è vista, quindi la Lazio deve prendere coscienza, consapevolezza e fiducia del lavoro fatto fino adesso. C'è anche da dire, Lorenzo, che in ogni caso comunque vada questo incontro è sicuramente una Lazio tra le migliori viste fin qui nel campionato. Questo va ben sperare per qualunque sia la formula che si deciderà per il resto della stagione. Sì, anche perché riprendere dopo praticamente 1 mese di inattività non è assolutamente semplice, quindi è sintomo di una squadra che ha lavorato bene, ha mantenuto la tensione
alta, i giri del motore alti, perché altrimenti difficilmente si ritorna con questa intensità. Quindi credo stiano facendo questi due tempi al massimo delle loro possibilità, sfruttando invece un Salerno un pochino, come possiamo dire, svogliato in alcuni frangenti. Mi sono sembrati un po' poco convinti, soprattutto negli ultimi 7-8 secondi, nelle conclusioni, nei trasferimenti, e quindi è giusto che la Lazio ne approfitti e che soprattutto continui. Sta per iniziare il terzo tempo di gioco tra Lazio e Salerno. Fischio che arriva giù il galleggiante. Va forte la Lazio con Caponero che regala il primo possesso ai suoi. Lazio che attacca in acqua fonda. Sta piscina meravigliosa, ma che proprio per come fu concepita in passato è al limite per quanto riguarda le regole, anzi ci sono delle deroghe per concedere di giocare. 5 secondi per concludere per la Lazio, la conclusione di Vitale, toglie all'ultimo la mano Santini perché comprende che la palla sarebbe finita fuori. Dunque primo possesso, nulla di fatto per la Lazio, 5-5 il punteggio, si riparte dunque in parità per questi ultimi 16 minuti di gioco. Cuccovillo va da Gruaic, numero 5, torna dal mancino in posizione centrale, scambiano sempre loro due, la conclusione di Gruaic e si riporta in vantaggio Salerno, non accadeva da primo tempo di gioco. 6-5 il punteggio, Lazio che non è entrata nel migliore dei modi in questo terzo tempo dopo l'intervallo lungo, e soprattutto il Salerno che vuole far capire che i punti li vuole conquistare. Sì, sicuramente abbiamo lasciato un po' troppo spazio e una conclusione non irresistibile da parte di Salerno, quindi probabilmente c'è stata un po' più di troppa leggerezza, come dicevi te, nella gestione di questa prima difesa. 6-5 dunque per Rari Nantes Salerno contro la Lazio, palla vitale, si cambia, buona idea per Augusti che però gioca troppo con il rimbalzo dell'acqua. Dopo lo schizzo la palla finisce nettamente sopra la traversa, la potenza c'era, meno la precisione. Non ci sta il numero 10 della Lazio, ricordiamo autore di una tripletta fin qui. Lazio che si posiziona, Salerno che attacca, fallo semplice, 10 secondi per concludere in questo momento sul cronometro breve dei 30. Prova il dribbling Vlahovic per Cuccovillo da casa sua, mette un braccio Serra che poi esce sul pallone. Buona la risposta, sicuramente non elegantissima in questo frangente, ma l'importante è che fosse efficace. Va sull'altro fronte dunque Lazio con Checchini che attacca, trattenuto in maniera evidente Paskovic. Non fischiano gli arbitri, 6 secondi per concludere. Paskovic allora si alza, tiro centrale che consente la parata di Santini. Sì, c'era secondo me un'espulsione su Paskovic, al di là di quanto fosse evidente la trattenuta, molto banalmente, però le mani erano basse, quindi ha fatto bene, insomma, aveva motivo per lamentarsi Paskovic. Detto ciò, è importantissima questa difesa. Attenzione perché prende mezzo metro Spatuzzo su Vitale e taglia, prova a scalare la Lazio, lo fa adesso lasciando un po' di spazio però alla conclusione di Parrilli, palla che viene riconquistata dopo la ribattuta dalla Lazio anche con l'intervento arbitrale a fischiare l'irregolarità. Ricordiamo Salerno avanti di un gol nel terzo tempo di gioco e palla a Paskovic che porta
la squadra dall'altra parte, trattenuto in maniera evidente, evidente Leporale la conclusione, ma c'è un errore arbitrale netto, evidente la trattenuta sull'Leporale, portato sott'acqua. Gli arbitri cosa hanno visto? Cosa hanno visto gli arbitri? Non lo so, insomma, mi pareva abbastanza evidente che ci fosse una trattenuta oltre i limiti sull'Leporale, però la Lazio continua a difendere bene, quindi questo è importante. Cuccovillo, il mancino, Serra ancora, seconda espulsione non concessa alla Lazio nei due attacchi consecutivi della formazione biancoceleste, qui Vitale non ci sta, porta il pallone avanti dopo averlo rubato su Cuccovillo, che prova a trattenerlo, non ce la fa, Vitale va fino in fondo, Alessandro Vitale, palla in mano, Vitale esausto, spara su Santini, ha fatto tutto bene, poi non ne aveva più il numero 5 e adesso attenzione perché resta staccato, si ferma allora Cuccovillo a marcare il numero 5, si gioca 5 contro 5. Glavic ancora. Peccato perché il movimento di Alessandro Vitale è stato bellissimo, recupera il pallone, taglia fuori Cuccovillo e arriva ovviamente stanco, forse si aspettava un tocco per rimediare un rigore, Cuccovillo è stato molto intelligente, ha aspettato che fosse Vitale a concludere. Comunque buona ancora la difesa da parte della Lazio. Fallo in attacco, in questo caso sembrava esserci, palla Santini tra i migliori dei suoi senza dubbio, portiere veramente molto attento, molto preciso negli interventi, sta aiutando molto in Salerno in questo momento in vantaggio 6-5 contro la Lazio dopo essere stata a lungo costretta a rincorrere la formazione di Citro. Attacca con Cuccovillo, ancora Serra, si sta prendendo gusto, palla che però resta a Salerno dopo una serie di ribattute, fallo semplice, palla chiesta agli arbitri per consentire, dagli arbitri per consentire a Parrilli di rimettere la calottina. Ne approfitta Sebastiano Utti per dare indicazioni ai suoi, 15 secondi sul cronometro breve, palla lontana dalla porta di Serra, serie di fischi semplici, Cuccovillo in posta per Luongo, ancora Cuccovillo, 5 secondi per concludere, il mancino, va alla conclusione, la tocca ancora Serra e la manda sulla traversa, sicuramente stilisticamente non perfetto, ma fin qui veramente sta prendendo molti molti palloni, sta aiutando la sua difesa Marco Fabio Serra, resta la Lazio a Paskovic, contrastato con un fallo semplice secondo l'arbitro, c'è ancora una protesta di Paskovic e ancora un atteggiamento sbagliato dell'arbitro, l'arbitro vergognoso, vergognoso, fa anche il gesto a Paskovic, ma cosa sta facendo l'arbitro? Cosa sta facendo? Credo ci sia stata anche qua una sbagliata interpretazione, Paskovic non ha battuto, molto banalmente non ha battuto e quindi non poteva essere disturbato. Ora è importante difendere questo attacco sulla M, buona la difesa e purtroppo recupera palla Salerno. Adesso si è innervosita anche la partita perché vediamo qualche colpo di troppo, in questo caso sbaglia Caponero e l'arbitro non vede un'altra possibile espulsione, questa volta a discapito della Lazio, arriva il fischio semplice, veramente arbitraggio in confusione dalla parte e dall'altra, lo vediamo e lo diciamo che non è sta, e ancora serie di colpi, la conclusione da lontano di Cuccovillo, ma veramente gli arbitri stanno rischiando di innervosire una partita che fin qui era proprio tranquilla, anche perché in precedenza, è vero, forse Paskovic non aveva battuto, ma c'era espulsione in precedenza, non fallo semplice nella zona calda. Detto ciò, Salerno ancora avanti, 6-5 il punteggio, 1 minuto e 7 da giocare nel terzo tempo, palla per Caponero, ancora si lotta, la zona calda, fallo semplice, gioca Checchini, tiro ribattuto da un difensore, conclusione velleitaria, qui la Lazio sbaglia, time out,
possiamo dire i peggiori in vasca fin qui, i due arbitri? Più che altro credo stiano perdendo un po' di lucidità anche loro, perché c'è stato, sono state due o tre valutazioni secondo me sbagliate su entrambi i fronti, c'è stata sia fronte Lazio che fronte Salerno, quindi credo stiano perdendo un pochino il polso della situazione e si sta un pochino anche innervosendo la partita, si sta un pochino appesantendo, quindi sicuramente la Lazio adesso deve mantenere un pochino la calma, soprattutto visto l'attivo di attività, o meglio il tipo di difesa che sta facendo, sta difendendo molto bene, quindi non deve cadere in alcune logiche di provocazione. Certo è che in questo momento quelle due o tre occasioni che ha avuto davanti erano fondamentali, vitali, però l'importante è mantenere una, insomma, attività difensiva che sia importante, quindi è fondamentale in questo momento il possesso da parte di Salerno. Salerno veramente squadra di grande livello, accelerato questo parziale, come intensità non ha trovato tanti gol, ci prova adesso con Elez, 10 secondi per concludere, palla al centro, la doppia rimarcatura, espulsione fischiata a Gambin allo scadere dei 30 praticamente, Elez per Cuccovillo, ancora Elez, Luongo riceve, sempre lui, Cuccovillo a spazio, Elez si muove, semicerchio, ospite, la conclusione di Luongo, il più 2 di Salerno, meritato per come ha costruito con pazienza la formazione di Citro questa rete. 7-5 il punteggio a 12 secondi alla fine del terzo tempo. Peccato perché insomma la superiorità numerica è stata girata molto bene da Salerno e alla fine sono riusciti ad arrivare ad una conclusione relativamente facile. Credo l'errore sia stato fatto prima nel lasciare quella palla cadesse al centro, bisognava probabilmente rimanere un pochino più stretti e anche magari prendersi una conclusione da fuori, ma non c'era bisogno di sbilanciarsi per poi far mandare questa palla con questa facilità al centro. Peccato. Prova con un tiro cross, diciamo così, a un secondo dalla fine del tempo, la Lazio ha cercato vitale il tocco di Paskovic, allora sull'altro fronte la parata di Serra sul tiro da lontanissimo, 2-0 questo parziale, dunque poche reti ma importanti per il Salerno per imporre una direzione al confronto, lo sapevamo, difficilissimo contrastare questi avversari per la Lazio che proverà negli ultimi 8 a recuperare, non sarà facile, match molto equilibrato, peccato veramente per questo nervosismo che si è creato anche a causa di fischi sbagliati o fischi mancati, in particolare dall'arbitro Ercoli. Sì, peccato è stato soprattutto prendere quel gol a 8-10 secondi dalla fine, perché in un tempo in cui in generale la Lazio ha difeso molto bene, regalare un gol, soprattutto regalare, ripeto, quella palla al centro allo scadere dei 30 è stato un errore ed è un gol molto, molto pesante a mio avviso, perché andare al quarto tempo sopra di uno ha un certo peso, un certo valore, andare al quarto tempo sopra di due è un po' più complicato, insomma, però la Lazio c'è, saranno fondamentali i prossimi 4 possessi, quindi tanto quelli in attacco quanto quelli in difesa, per determinare un pochino quello che sarà l'andamento del quarto tempo. Ultimi 8 minuti di gioco allora da disputare tra Lazio e Salerno.
Salerno avanti meritatamente di due reti in vantaggio nel primo quarto, poi ha dovuto a lungo rincorrere la Lazio che ha tenuto testa agli avversari portandosi in vantaggio più volte, poi ha imposto la sua superiorità la formazione ospite, che guadagna anche questo ultimo possesso nel confronto con la palla al centro. E dunque vediamo se la formazione biancoceletta avrà la forza, il coraggio di riuscire a recuperare contro Salerno, che ha 5 secondi per concludere, parla a lungo, va al centro, espulsione fischiata su Paskovic, non è convinto il numero 8 ancora, insomma, fischio al limite, uomo in più per Salerno che fa girare con Elez, no look, si va a concludere, palla che viene ribattuta dalla Lazio. Sì, ottima la difesa da parte della Lazio, non ho capito l'espulsione, non peraltro perché non mi sembra lo stesso metro utilizzato in precedenza, quindi io credo sempre che il valore dell'arbitro si sia determinato anche dalla capacità di utilizzare sempre lo stesso metro. Questo poteva essere espulsione, ma ce ne dovevano essere altre, non lo so, 30 probabilmente. Palla al centro servita da Ferrante a Leporale, che riesce a guadagnare l'espulsione, anche questa possiamo dire che si era al limite, perché si era girato il giocatore, poteva essere fischiato il tiro di rigore. Sinceramente, arbitri in confusione, e in questo avvamento ovviamente penalizzano più la formazione biancoceleste, con la palla a Paskovic, uomo in più dunque Augusti per Paskovic, Ferrante, il tiro di Ferrante ribattuto, finisce sulla traversa, si torna a uomini pari, palla ancora alla Lazio, al centro Leporale, ci pensa lui con una delle sue solite azioni, accorcia le distanze, 7-6 il punteggio per Salerno. Cosa ha fatto Matteo Leporale? Cosa ha fatto Matteo Leporale? Cosa ha fatto anche Alessandro Vidale, perché ha tenuto di gambe e ha trovato la linea di passaggio giusta. Non era facile, soprattutto perché Salerno stava rientrando in parità numerica. Piccolo appunto rispetto a quello che ci diciamo prima: se è espulsione quello dall'altra parte, questa è rigore, quindi rimango sempre un po' titubante, cioè si gira e petto alla porta, rigore, comunque sia, bene 7-6. Prova a mettere un po' di pepe la Lazio al confronto con Salerno, che è avanti di uno, ma vuole subito provare a ristabilire la distanza. Prova un pressing la Lazio, rischiando il tutto per tutto. Paskovic deve lottare come un leone, guardate i colpi proibiti. Questa volta un giustissimo fallo in attacco con colpevole ritardo, perché già in precedenza c'era stato il colpo. Bisogna sottolineare il match incredibile di Paskovic, che sta anche mantenendo la calma, perché è lui stato protagonista dei due tre episodi che hanno fatto protestare la Lazio. Palla ad Augusti, ancora trattenuto in maniera evidente al centro, guardate Leporale sulla calotta, ma non c'è fallo secondo gli arbitri, non c'è fallo secondo gli arbitri, è basito Leporale, anche Castagnola prende degli abbagli incredibili quest'oggi, Castagnola, ma cosa ha visto? Sì, probabilmente Matteo Leporale aveva la palla in mano, ma c'erano tre espulsioni prima, quindi mi sembra un po' anche questa una scelta un pochino poco sensata. E adesso il fallo ovviamente fischiato a Salerno, difficile mantenere la calma, perde tra l'altro le staffe e anche la formazione ospite, forse un po' innervosita dalle proteste, ma insomma veramente abbiamo visto un atteggiamento un po' supponente anche nel giustificare la scelta. Si gioca tantissimo la Lazio in questo confronto. Ferrante alza il mancino, va da Checchini, palla al centro, lotta Leporale, espulsione, questa volta protesta Salerno, palla chiesta dagli arbitri, espulsione per mister Citro, cartellino rosso,
fatto arrabbiare anche Salerno, insomma, obiettivamente difficile dar torto al mister, perché quello che stiamo vedendo quest'oggi da una parte e dall'altra fa perdere le staffe, obiettivamente insufficienti entrambi gli arbitri che ne hanno combinate di ogni tipo. Lazio che attacca con l'uomo in più, vitale per Augusti, palla al centro, sparata dal Leporale su Santini, bravissimo Santini, anche se la conclusione era bella ma centrale. Sì, la conclusione era bella, ma secondo me la palla è stata una palla bassa e quindi difficile da girare, soprattutto per, insomma, uno come Leporale che ha le leve lunghe, quindi si poteva fare meglio soprattutto in fase di assist. Bisogna aiutare Checchini al centro, chiude adesso la Lazio, si stringe, palla Eles però a un secondo dalla fine, la palomba che sorprende Serra, 8-6 il punteggio, bella, bellissima l'esperienza e la conclusione del numero 9, in questo caso Serra in ritardo, evidente, 8-6 il punteggio e Salerno di nuovo avanti di due gol. Sì, assolutamente sì, perché 3, 2, 3 finte, era giusto probabilmente lasciare il tiro e una palomba non irresistibile, in questo caso Serra ha perso le gambe, quindi alla quale si poteva opporre un pochino meglio. Anche perché forse era l'unica conclusione possibile, a palla ancora al centro, espulsione fischiata netta sul Leporale che sta tenendo i suoi in partita con una serie di combattimenti, possiamo dire così, nella zona calda, regalando ancora un uomo in più a Paskovic che alza al destro e va da Vitale per Augusti per Ferrante contrastato, fallo semplice secondo gli arbitri, ma sembrava veramente rientrato troppo tempo prima, il giocatore è rientrato quando non doveva, il giocatore in maniera clamorosamente in anticipo. Ne succedono di tutte le, veramente oggi di tutto abbiamo visto, arbitri che non hanno detto nulla, è entrato dopo pochi secondi il giocatore di Salerno, non so se l'ha segnalato evidentemente il tavolo della giuria. Stiamo vedendo Ercoli a colloquio, scusate, ma dopo quello che abbiamo visto, insomma, obiettivamente penalizzare ulteriormente la Lazio in questo modo, adesso c'è poco da parlare qui. Hanno segnalato che non poteva più rientrare il giocatore espulso, questa è la giustificazione della giuria, che hanno alzato il rosso, quindi la giuria sostiene di aver alzato la paletta rossa e quindi i tre falli a carico del giocatore che è rientrato. Credo però ci sia, insomma, confusione e che l'errore in questo caso mi pare sia abbastanza evidente da parte della giuria, che ha anticipato il rientro. A me è sembrato un rientro troppo rapido, a prescindere da quale sia stato l'atleta a rientrare, e quindi di conseguenza se sia rigore o meno, mi sembra che l'uomo in più da parte della Lazio sia stato veramente troppo rapido, quindi sicuramente va rivisto il conteggio dei 20 secondi e poi di conseguenza o il rigore o rigiocare nuovamente la superiorità, mi pare difficile. Rigore. Allora, se il tavolo della giuria ha segnalato che il giocatore non, come sostiene il tavolo della giuria, è rigore, perché il giocatore è rientrato in netto anticipo, c'è poco da aggiungere. Ora, noi non abbiamo visto la paletta, lo dobbiamo dire per correttezza, ma ovviamente dobbiamo attenerci a quello che loro sostengono. Parte Vitale, il tiro, la conclusione, accorcia le distanze da Lazio, 8-7 il punteggio. È chiaro che quello che è successo e anche il nervosismo che si è creato sulla panchina di Salerno, giustamente, è frutto di quello che abbiamo visto in precedenza. In ogni caso, Lazio che accorcia ancora le distanze, a meno 1, 3-26 da giocare, partita ancora bella, sicuramente le due squadre in vasca stanno facendo più bella figura di quello che abbiamo visto al di fuori. Sì,
Sì, mi pare evidente che, come dicevamo prima, c'è stato un momento di confusione alla fine del terzo che si sta protraendo anche per tutto il quarto. Però la partita è bella e viva ed è merito soprattutto della Lazio, perché sta facendo il possibile per mantenere questa partita equilibrata. Attenzione, però scala male la Lazio in questo caso, regala un'occasionissima a Gluaic di portare ancora in vantaggio i suoi 9-7. Che erroraccio per la Lazio, bravissimo Salerno ad approfittarne, 9-7 il punteggio, difficile poi recriminare quando sbagli così. Esatto, è difficile, mi dispiace che poi l'errore sia stato fatto in prima battuta da Ferrante che sale esterno per lasciare la prima linea libera. Abbiamo parlato prima di una partita mostruosa da parte di Pasquic, rimane una partita mostruosa, però insomma in quel caso vai a coprire la prima linea e lasci il tiro dall'esterno. Si è affidato un po' troppo del rientro da parte di Ferrante, non è avvenuto, quindi veramente troppo facile questa conclusione e questo gol. La reazione allora biancoceleste sempre con Pascovic che va da Vitale, 12 secondi per Vitale, la conclusione toccato anche al momento della conclusione da Cuccovillo, finisce tra le braccia di Santini. 2:40 da giocare, più 2 Salerno. Fallo semplice, sta a metà vasca Elez, la supera adesso. 10 secondi per concludere per il numero 9, c'è cioè il taglio di Luongo, si ferma adesso, offre un passaggio al numero 9 che va sulla conclusione, tiro deviato da un difensore, palla che finisce fuori, nulla di fatto, deve cercare il gol la Lazio se vuole provare a riacciuffare questa gara, difficilissimo, ci prova Vitale alzando il destro, va da Pascovic, ha un po' di spazio, Vitale ancora al centro per Leporale, palla imprecisa o comunque ottima la difesa nel tenere Matteo Leporale, occasione per Salerno di chiudere il match portandosi eventualmente sul 3-9-7 il punteggio attualmente, 1:44 da giocare nell'ultimo tempo di gioco, Cuccovillo palla in mano, schizza a Luongo che la recupera adesso, 7 secondi, bisogna fare attenzione al centro, Gluaic la butta via, non vuole rischiare nulla Salerno giustamente, e allora la Lazio anche stanca prova ad andare sull'altro fronte, si affida a Caponero, guarda i suoi Caponero, avanza il numero 7, va da Checchini, c'è il taglio di Ferrante, la conclusione di Caponero da lontanissimo, il taglio di Ferrante che poteva essere servito era sicuramente in posizione più favorevole. Sì, assolutamente in posizione favorevole, però la Lazio credo abbia un pochino tirato i rimi in barchi, come è normale che sia, non essendo riuscita a recuperare l'ultimo gol. Nemmeno un miracolo. Può aiutare in questo momento. 45 secondi, Lazio sotto di 2, tiene palla Salerno in maniera intelligente. Prova a rubare il pallone Vitale, Luongo lo butta via, Tomasic deve accelerare Lazio, Pascovic per Leporale, espulsione fischiata, deve giocare veloce e sperare la Lazio, Caponero deve tirare la Lazio, Checchini passa ancora il pallone, palla ribattuta da Santini, ma doveva andare Caponero che era in posizione migliore per concludere, sperare di avere poi un'ultima occasione, e invece Salerno porta a casa una vittoria meritata per quello che ha fatto, per modo che ha controllato, per come ha gestito il confronto, 9-7 il punteggio, complimenti a Citro e ai suoi ragazzi che hanno tenuto la calma molto più sul match della Lazio che comunque ha fatto un'ottima prestazione, va detto, perché ha tenuto la formazione comunque più forte sulla carta, da sottolineare questo aspetto, da sottolineare anche il fatto che questo può essere un buon viatico in vista dei confronti più alla portata della formazione biancoceleste.